Buon pomeriggio a tutti, Pietro Riglia per investire.biz, 13 gennaio 2023, il nostro appuntamento come ogni lunedì, mercoledì e oggi venerdì dedicato alle azioni italiane e azioni americane all'interno del servizio P-Trading che va appunto ad operare su questi due mercati. Oggi andiamo a parlare delle banche americane, andiamo a parlare di Citigroup perché oggi iniziano la stagione dei trimestrali oltreoceano, sono già usciti alcuni risultati, tra cui appunto quello di Citigroup, e andremo a testare, tastare il polso dell'economia a stelle e strisce dopo che 24 ore fa l'inflazione americana, risultata sui minimi dell'ottobre del 2021 al 6,5% rispetto al 7,1% del mese precedente, potrebbe dare forza alla Federal Reserve ad essere meno aggressiva per quanto riguarda il rialzo dei tassi di interesse. Ma andiamo a vedere Citigroup, i numeri che ha comunicato. È un quarto trimestre in rallentamento rispetto allo stesso trimestre del 2021, un utile netto che si chiude con 2,5 miliardi di dollari o 1,16 dollari per azione, e la banca però ha registrato ricavi importanti perché sono 18 miliardi di dollari, e questo numero si piazza sopra, leggermente sopra la testa degli analisti, e che lo vedevano tra i 17,8 e i 17,9 miliardi di dollari, quindi positività. Attenzione perché la banca poi ha accantonato liquidità per situazione economica, ma anche possibili eventuali perdite su crediti e futuri, aumentando gli accantonamenti del 35% rispetto al periodo luglio e settembre del 2022 a 1,85 miliardi di dollari. E, per quanto riguarda la divisione mercati, questa segna il miglior quarto trimestre della sua storia. E poi ricordiamoci che il calo del l'utile, quindi andiamo a segnalare che il calo dell'utile che abbiamo visto nel quarto trimestre è in gran parte dovuto alla crescita dei prestiti per quanto riguarda la sua banca privata, insieme all'aspettativa appunto per un quadro macroeconomico debole rispetto appunto a quelli precedenti. Quindi in questo contesto la banca, quindi con dati che mostrano luce e ombre, dovrebbe aprire in leggero territorio negativo. Ricordiamoci questo importante recupero che si è innescato con l'hammer rialzista del 22 di dicembre e che segue quell'importante recupero partito dai minimi di periodo area 40 dollari, ma ricordiamoci sempre che il trend rimane chiaramente un trend impostato al ribasso, il trend primario. Ricordiamo che nel 2021, a metà del 2021, i prezzi viaggiavano in area 80 dollari, quindi vuol dire aver perso 50% del proprio valore nello spazio di 18 mesi. Ora, qual è l'operatività e consigliabile? Intanto il superamento dei 50 dollari, resistenze di novembre, top di novembre, sarebbe un segnale di forza, un segnale positivo che aprirebbe le porte per andare il titolo in direzione dei top di settembre, l'area dei 51,50, a proseguire. Andare in direzione dei top d'agosto, leggermente sotto i 55 dollari, per l'esattezza 54,50. Al contrario, segnali di debolezza noi li avremmo sotto queste resistenze, questo top che avevamo toccato nella prima parte del mese di dicembre, ovvero l'area dei 47 dollari, dove su questi livelli abbiamo media mobile a 50, media mobile a 10 giorni. Sotto questi livelli si aprirebbe una fase caratterizzata da debolezza, con primi target di 45 dollari, dove andremo a chiudere il gap up è stato aperto il 3 di gennaio, e a proseguire appunto i minimi di dicembre i 43,50. Sotto questi livelli aumenterebbero le possibilità del titolo andare a rivedere la soglia dei 40 dollari. Quindi sotto area 47 dollari operazione short, con target la trend line rialzista che parte dai minimi di ottobre, e a seguire l'area dei 43 dollari. Al rialzo segnale long con il superamento dei 50 dollari, con primi target i top che abbiamo toccato nel mese di settembre, i 51,50, 51,60, oltre i quali si aprirebbero veramente spazi importanti fin verso l'area dei 54,50 dollari. Quindi un mercato, attenzione poi perché l'RSI 5 giorni è in area
di forti per venduto, ipercomprato, quindi è possibile appunto una leggera fase correttiva ed in questo contesto un'eventuale correzione che riportasse i prezzi a contatto con gli ex top di dicembre e la tenuta di questi livelli sotto abbiamo detto che è un'operazione short. La tenuta potrebbe rappresentare una buy opportunity. Ricordo sempre che è possibile seguire la nostra operatività che ogni giorno mettiamo in campo sul mercato italiano o americano e basta andare sul sito di investimento punto biz, avete il link nella home page, basta appunto cliccarlo e per poter andare a scegliere il tipo di abbonamento che voi preferite, si può provare l'abbonamento mensile, ma anche l'abbonamento semestrale e annuale che hanno una scontistica molto importante, vicina al 30%. Viene spiegato come si svolge il servizio, le decisioni come vengono prese e le mail che vengono mandate inizio giornata, metà giornata dove c'è l'aggiornamento del portafoglio, il video commento che facciamo ogni sera insieme agli abbonati. Ricordiamoci poi il recap di fine settimana e i segnali operativi che arrivano non solo via mail, ma anche grazie al canale privato Telegram dedicato appunto a questo servizio. Ricordo che poi è importante anche andare a consultare le performance mensili e annuali dal 2014, da quando il servizio è partito, fino ai giorni attuali, ai giorni nostri, sia sul mercato italiano ma anche sul mercato statunitense. Con questo è tutto, quindi vi aspetto nel nostro canale privato Telegram e con l'occasione auguriamo buon weekend, ci riaggiorniamo lunedì prossimo ancora una volta con il servizio P-Trading Long Short su azioni italiane e americane. Grazie di tutto, buon trading a tutti.